Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Era da un po' che non registravo video sull'iPad e in particolare su GoodNotes, quindi oggi vedremo come realizzare delle copertine personalizzate per i vostri taccuini digitali. Premetto che le copertine che realizzo io sono molto semplici perché mi piacciono minimal e con colori neutri, ma con le indicazioni che vi darò in questo video potrete sbizzarrirvi nella creazione delle vostre copertine anche più particolari. Quindi iniziamo subito. Lo strumento, o meglio l'applicazione che utilizzo per creare le mie copertine è Procreate. Se vi interessa, trovate sul mio canale anche una playlist di tutorial per Procreate e vi lascio il link qui nelle schede e in descrizione. Quindi apro l'applicazione con una nuova tela dimensione schermo e la prima cosa che faccio è darle uno sfondo. In questa copertina voglio creare una fascia decorativa e lo faccio intanto attivando l'assistenza di segno sia sulla tela in modo da vedere dei quadratini di riferimento, sia sul nuovo livello in modo da avere linee dritte e vado appunto a disegnare due linee sulla copertina per definire un rettangolo. Poi, trascinando il colore all'interno delle due linee, riempio la fascia. A questo punto posso opacizzare un po' la fascia per schiarirla oppure lasciarla così com'è. E siccome il colore che ho scelto è già più chiaro del colore di sfondo, io preferisco lasciarla così senza schiarirla. A questo punto la copertina sarebbe già pronta, ma se volete potete anche disegnarci qualche decorazione oppure una linea centrale in cui andare a scrivere il titolo del taccuino. Per finire esporto la copertina come file JPEG e la salvo sul rullino foto. Un'altra idea carina invece è quella di disegnare un elastico sulla copertina, proprio come se fosse l'elastico di un taccuino o di un'agenda. Per farlo inizio sempre da uno sfondo e poi con un colore più scuro disegno sul lato della copertina due linee verticali. Poi riempio le due linee verticali di tante linee più piccole e io di solito queste linee più piccoline le faccio con il pennello matita che è più chiaro e più leggero. Il nostro elastico è pronto. Aggiungo poi una linea sull'altro lato della copertina e la opacizzo in modo da avere l'effetto rilegatura e così sembra davvero la copertina di un'agenda. Questa è una delle copertine che utilizzo di più per i miei taccuini proprio perché è più realistica. Un altro elemento decorativo può essere un'etichetta al centro della copertina. Quindi vado su Google e cerco Label PNG oppure Etichetta PNG. Salvo l'etichetta che più mi piace e la importo nella tela Procreate. E la copertina è completata. Anche questa la esporto come file JPEG e la salvo nel rullino foto. Una copertina più elaborata, ma che in realtà è facilissima da fare, è con le immagini ripetute. In questo caso voglio creare una copertina con tante emoji, quindi seleziono il colore di sfondo, aggiungo un testo e scelgo una serie di emoji. Duplico la serie e poi posiziono le emoji sulla copertina. E come vi ho detto, semplicissimo, è già fatto. Se volete potete aggiungere anche qui un elastico o un'etichetta, come vi ho mostrato negli esempi precedenti.
E concludiamo con una copertina che potete riempire di disegni e decorazioni. In questo caso io scelgo uno sfondo, seleziono un colore più chiaro o più scuro in base al colore di sfondo scelto e vado a disegnare delle decorazioni sulla mia copertina. Possono essere linee dritte, linee curve, puntini, foglie, nuvole o qualunque cosa voi vogliate disegnarci. Una volta soddisfatta del lavoro, esporto la copertina e la salvo nel rullino. Ora andiamo a vedere come importare la nostra copertina personalizzata in GoodNotes. Apro l'applicazione GoodNotes e seleziono Più per creare un nuovo taccuino. Scelgo il tipo di carta e seleziono Nessuna copertina. Do un titolo al taccuino e lo creo. Ora, una volta nel taccuino, clicco sulla paginetta con il segno più all'interno e seleziono Prima, Immagine e seleziono dal rullino la copertina che ho appena creato. Invece, per cambiare la copertina di un taccuino esistente, andiamo sul taccuino, in questo caso è il mio taccuino degli allenamenti. Apro la visione di tutte le pagine ed elimino la copertina che avevo già messo. Quindi, da quella che adesso è la prima immagine, faccio lo stesso procedimento. Segno più, seleziono prima immagine e la nuova copertina che voglio per il mio taccuino. Spero davvero che questo video vi sia stato utile nella personalizzazione dei vostri taccuini digitali. Io vi ho dato soltanto delle indicazioni, delle nozioni base, ma potete davvero sbizzarrirvi con qualunque copertina, con qualunque disegno voi vogliate. Vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao!